Il Giappone sta combattendo una battaglia contro il tempo. Ogni anno vede più morti che nascite, le scuole chiudono per mancanza di bambini e la popolazione invecchia sempre di più. Le campagne, sempre più isolate, non offrono opportunità ai giovani, che migrano nelle grandi città. Di conseguenza i villaggi rurali ospitano quasi esclusivamente anziani, che dopo essere passati a miglior vita lasceranno le loro case, i loro averi e ricordi all'usura del tempo. Ed è qui che nasce il fenomeno chiamato Aikyo. Il termine Aikyo significa rovine ed è utilizzato per indicare l'esplorazione urbana di villaggi ed edifici abbandonati. Per il video di oggi sono andato tra le montagne di Saitama con i ragazzi di Double Tommy per raccontarvi di questo fenomeno. Sigla. Il bello dell'Aikyo, o Urbex come è conosciuto da noi, è proprio il visitare dei posti che sono rimasti congelati nel tempo, delle capsule del tempo lasciate da qualcun altro solo per essere scoperte. Tant'è che in posti del genere c'è una regola non scritta, un detto di chi pratica Aikyo, ovvero don't take anything but photos, non prenderti niente se non le fotografie. Proprio perché qua è pieno di tesori, cioè qua accanto a me io vedo una scarpiera piena di scarpe, delle pentole, dei piattini, abbiamo visto una stufa. C'è di tutto qua, è stato abbandonato qua a marcire. Non è insetti qua comunque. Fa schifo. Insomma, perché l'Aikyo è così diffuso? Perché ci sono tutte queste rovine, tutti questi posti abbandonati in giro per il Giappone? Cos'è che spinge i giapponesi a lasciare questi posti? Ricordiamo che il Giappone è un paese con un tasso demografico estremamente basso e un'età media estremamente alta. E col fatto che questi luoghi ormai rurali non hanno delle grosse connessioni con la città, i giovani per cercare fortuna preferiscono spostarsi a Tokyo, a Osaka, a Kyoto, in altre grandi metropoli. Se i giovani se ne vanno e rimangono gli anziani, e beh, lo sapete anche voi, prima o poi gli anziani ci salutano e quindi di conseguenza i posti rimangono esattamente come erano. Se il proprietario scompare e non ha discendenti che si occupano della casa, tutti i suoi averi rimarranno esattamente come li ha lasciati, nessuno ci entrerà più, se non appunto gli esploratori di Aikyo, una volta che queste diventeranno solamente delle rovine. E possiamo vedere delle parti di loro, dei loro averi, appunto delle loro fotografie abbandonate qua, probabilmente in eterno a marcire. Fa un certo effetto ed è per questo che voglio saperne di più e voglio scoprire altre case in questo circondario. Tra l'altro pure tutta sta parte qua non credo che sia norma, perché questo bastone qua se dovesse crollare penso che farebbe venire giù tutta la tettoia, se non addirittura l'intero soffitto. Ci metteremo dei vigili, mille vigili, sì, certo. Che dirigono la cosa. Ma anche il problema della sicurezza lo analizzeremo tra poco. Il villaggio di Shirayuwa, quindi appunto quello che state vedendo adesso, ha subito una sorte un po' diversa da quelle che vi ho elencato prima, perché sì, è vero, è decaduto dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma per un motivo un po' diverso. Le motivazioni che hanno portato alla caduta di Shirayuwa, infatti, derivano sì dal Secondo Conflitto Mondiale, ma dall'economia del conflitto stesso. Questa zona, in origine, era una zona di minatori di carbone. E si sa, durante la Seconda Guerra Mondiale il carbone è stato parecchio utilizzato per diversi scopi bellici. Finita la guerra, tuttavia, diciamo che l'uso del carbone in favore di nuovi combustibili è andato via via scemando e di conseguenza gli abitanti di questo posto hanno avuto sempre meno lavoro. E dato che queste case erano abitate dai lavoratori delle miniere e dalle loro famiglie, non essendoci più lavoro in zona, non aveva neanche più senso per loro rimanere qui. E nel 1987 l'ultima persona ha lasciato questo luogo. E adesso è quello che vedete, un villaggio fantasma, una città fantasma, piena di posti da scoprire, di case fatiscenti, ma piene di oggetti interessanti. E adesso voglio vedere cosa contiene quella che abbiamo alle spalle, perché l'abbiamo appena scoperta tra gli alberi.
Vabbè, ma fa veramente impressione, venite a vedere. Secondo me questo era Tommaso, ma per non rischiare mi sono allontanato molto velocemente dalla casa. Perché questo era Tommaso. Ecco, questo tipo di incontri sono esattamente quello di cui parlavo, ovvero i pericoli dietro l'Aikyo. Non sapete mai nei posti in cui andate quali pericoli potete trovare. Qua siamo in mezzo a un bosco, potrebbero esserci scimmie, orsi, licaoni, crotali, quindi non sai mai cosa hai attorno. E le case in sé anche sono abbastanza malconce, perché come dicevo, essendo abbandonate, rischi che ci entri e ti crolla addosso. Quindi bisogna sempre stare attenti, anche perché quando vieni in questi posti, punto primo, diciamo che non lo fai nella legalità se entri dentro le case. Punto secondo, devi anche stare attento a non farti male, perché se ti fai male qui, chi ti recupera? Potremmo farvi vedere la qualunque. Ci sono parchi a tema, ci sono parchi giochi, ci sono interi ospedali, interi villaggi vacanze anche. E perché vengono abbandonati questi posti se appunto non si tratta di abitazioni vere e proprie? Molto semplicemente per lo scoppio della bolla economica. Questa è stata una delle ragioni più potenti dietro alla nascita del fenomeno dell'Aikyo. Fin tanto che c'erano i soldi, con appunto gli anni 70-80 del Giappone in cui tutto andava bene, si è costruito l'impossibile, grandi parchi, grandi statue, oro che colava dalle finestre, delle robe assurde. Quando poi invece sono finiti i soldi e il mantenimento di queste strutture non poteva più essere portato avanti, il giapponese medio non aveva più tutti quei soldi da spendere per andarsene in giro a fare bagordi per villaggi, vacanze e compagnie. Quindi molti posti hanno chiuso e adesso ci sono un sacco di parchi a tema completamente abbandonati. Insomma, come vedete, ormai la giornata volge al termine, il sole sta tramontando e un altro dei problemi di questi posti in cui si fa Aikyo è proprio il fatto che tramontato il sole finisce la magia. O inizia, se siete fan del paranormale, dato che in questa zona pare ci sia una leggenda, quella di un vecchio senza occhi che si fa vedere a chi rimane qua la notte. Per saperne di più, magari, dato che lo approfondiamo lì, andatevi a vedere il video dei Double Tommy che vi lascio qua in descrizione. Lì spieghiamo un po' meglio la faccenda. Perché è stato importante per me fare questo video? Oltre che collaborare con i miei amici, ricorderete sicuramente, se siete qua da un po' di tempo, che il mio primo video è stato dedicato alle Akiya Banks, le case che vengono donate dai giapponesi a chiunque ne faccia richiesta e che appunto versano in questo tipo di condizioni. Quindi diciamo che sono gratis, sì, ma sono più una spesa da rimettere insieme. E sapete, è passato tanto tempo dal primo video, quindi venire qui a visitare quelle che potrebbero potenzialmente essere delle Akiya Banks con tutti i crismi, per me è un bel punto d'arrivo. Quindi per me questa è stata una giornata importante, è stata una bella giornata sia per la compagnia, sia per il tema trattato, che per il luogo che abbiamo visitato. Io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio come sempre i ragazzi di Double Tommy per l'incredibile disponibilità e vi do appuntamento al prossimo video per fare altri due passi insieme tra la gente strana del Sollevante. Un saluto.